una sciarpa. Collaudato del paese egiziano, presieduto da al-Sisi, dopo il sequestro Giulio ha trascorso gli ultimi giorni di vita in uno dei centri di detenzione, senza poter sparizione, tortura e uccisione. Con questa modalità sono stati fatti fuori centinaia di cittadini egiziani, a volte anche minorenni. Chi conosce l'Egitto e chi si occupa di diritti internazionali e di diritti civili aveva interessato un cittadino italiano. Sin da subito la serenità sarà fare giustizia per lui e per tutti coloro che vedono violentemente offesi i loro diritti umani nel corpo e nelle idee, ma anche le azioni dei cittadini. Sappiamo bene che ogni giorno avvengono violazioni dei diritti sia a livello fisico sia a livello di espressioni giudee. Sappiamo che molte persone nel mondo perché ciò non avvenga, ma sappiamo anche che tante persone dirigono Thank you.